Le RSA San Raffaele di Troia e San Nicandro Garganico sono sempre più a rischio chiusura. Lo scenario preoccupante, per alcuni versi drammatico, è emerso ieri nell'incontro a Bari tra i sindacati e la SGAS, la società che al momento gestisce le tre sedi RSA San Raffaele Pugliesi. Non ci sono prospettive, non ci sono i margini per poter continuare ad andare avanti. In poche parole, non ci sono i soldi per continuare e per mantenere gli standard minimi delle residenze sanitarie. Questo è quello che la SGAS pare abbia detto ieri al tavolo con i sindacati. I soldi sono pochi e le forze economiche non sono sufficienti per continuare questo percorso, per cui le procedure di licenziamento collettivo continuano e tutti a casa tra pochi giorni se la regione non dovesse intervenire. Eh sì, perché ieri dal tavolo con i sindacati la palla è passata nelle mani della regione Puglia, che è l'unica al momento che potrebbe decretare la salvezza o la fine definitiva delle residenze sanitarie San Raffaele di Troia, San Nicandro Garganico e Campi Salentina. La società SGAS chiede l'aumento delle tariffe, quell'aumento che era stato previsto dalla delibera di giunta regionale ma che il TAR aveva annullato, ovvero un aumento che oscillava dal 35 al 50% in più rispetto alle attuali tariffe. In mancanza di quell'aumento, dunque, la società ha già dichiarato ufficialmente di non poter andare avanti, di non poter continuare e dunque di mandare e proseguire i licenziamenti per tutti, 150 lavoratori che tra qualche giorno rischiano di rimanere senza un lavoro. Non ci sono alternative dunque, pare non ci siano prospettive future, anche perché ad avvalorare questa tesi dei sindacati sarebbe il silenzio della Regione Puglia, che è l'unica al momento preposta ad intervenire per salvare l'RSA e con l'RSA i lavoratori e anche gli ospiti. Un silenzio che fa presagire il peggio per la San Raffaele, per le decine di anziani accuditi e curati e per i lavoratori. Proprio i sindacati non si spiegano come mai la Regione Puglia continui a tacere e a non muovere un dito. Quale potrebbe essere la strategia del governo regionale? Non è dato saperlo. Per questo e per avere risposte certe, il tavolo è stato rinviato al prossimo 30 maggio, sempre a Bari, nell'ultimo giorno utile per salvare i livelli occupazionali. Ma se anche in quell'occasione la Regione Puglia dovesse rimanere inerme in silenzio, il futuro sarebbe ben delineato. Si va tutti a casa e si è in oltre 150 lavoratori e si chiudono definitivamente i battenti di una struttura sanitaria che al momento accoglie decine e decine di anziani e persone con patologie importanti. La soluzione sarebbe una nuova gara o comunque un nuovo proprietario che dovrebbe essere indicato dalla Regione Puglia, che però al momento pare non si interessi della vicenda, come se il problema non riguardasse questo governo regionale.